autosilo sotterraneo in Viale Varese. Se ne parla da quasi 30 anni. A più riprese, gli amministratori comaschi hanno tentato di far decollare questo progetto, senza tuttavia riuscire nell'intento. Un'idea che è stata rilanciata anche dall'attuale giunta comunale, per la precisione da Lorenzo Spallino, assessore alla pianificazione urbanistica. E ora, in comune a Como, è arrivato anche un progetto, firmato dall'impresa Nessi e Maiocchi. Gli esterni sono riprodotti in un rendering, gli interni, invece, sono fotografie di un autosilo già esistente in Spagna. La struttura comasca sarebbe molto simile. Nelle tavole si ipotizza un parcheggio da 394 posti, 164 in superficie e 230 interrati da realizzare lungo l'asse di Viale Varese. Il cantiere durerebbe tra un anno e mezzo e 2 anni e comporterebbe un investimento da 10 milioni di euro, somma che sarebbe a carico dei privati, ai quali verrebbe data in gestione l'area per 30 anni, al termine dei quali la proprietà del parcheggio passerebbe al comune di Como. Si tratta di una proposta interessante, commenta il sindaco Mario Lucini. Tuttavia è ancora da verificare, esaminare e valutare sotto il profilo sia urbanistico che viabilistico.